Salve a tutti. Sto vedendo i giornali radio e giornali televisivi. Praticamente posso dire solamente una cosa: uno scempio, veramente uno scempio questi attentati. Una cosa inverosimile. Attentati da tutte le parti, non è possibile. New York ancora sotto attacco, questi anomali attentati. La strategia tattica di questo nemico o presunto nemico è sempre la stessa: utilizzare una semplice autovettura, pilotare delle persone. Forse radiocomandate, radiopilotate, non si sa, che si scagliano addosso alla gente. Perché è facile creare il manciuriano radiopilotato attraverso un sistema di programmazione mentale MK Ultra o programmazione Monarch? Perché l'attentato lampo vuol dire collegare il cervello di una persona, cambiargli il ragionamento logico e dedurlo o farlo ragionare in un modo errato. Avete fatto caso agli anomali omicidi familiari che stanno avvenendo in Italia? Il padre si alza durante la notte, prende il coltello e sgozza tutta la famiglia, si rimette a letto, il giorno dopo non si ricorda di niente. L'attentato a Las Vegas, questa persona prende le armi, entra in un albergo indisturbato, si mette sulla finestra della sua stanza e comincia a sparare in mezzo alla folla. Un'altra cosa strana, questa persona prende un furgone, si lancia in mezzo alla folla, uccide 8 o 10 persone a New York. Com'è possibile che con tutti questi sistemi di sicurezza, con tutti questi sistemi che dovrebbero aiutare e proteggere la popolazione mondiale, la popolazione americana, non riescono a prevedere questo tipo di attacco kamikaze? Perché l'attacco non è premeditato, l'attacco è immesso all'interno del cervello della persona nel momento che si lancia sulla folla, nel momento che gli mettono la programmazione Monarch, la programmazione MK Ultra. Molte persone stanno incominciando a dire già: ah, l'attentato è finto, non è morto nessuno, i soliti fantocci, i soliti figuranti, i soliti teatranti, i soliti attori. Non è vero, sono morte un sacco di persone, stanno morendo tante persone. Lo sapete quante persone vengono pilotate mentre stanno in macchina e le inducono a buttarsi in mezzo alla folla, a buttarsi addosso a altre macchine attraverso il sistema del controllo mentale? New York. Oggi, verso le 2, le 2:30, tutti i giornali cominciano a parlare: attentato, 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 attentato. Oggi, in tutti i bar in Italia, in tutti i bar a Roma, si parlava solo della Roma. Non gliene fregava niente a nessuno dell'attentato. Se in Italia vengono pilotati gli attentati e si esplodono dentro centri commerciali o si buttano in mezzo alla folla nei centri commerciali o all'interno di mercati. Pensa se si buttano dentro Porta Portese, se uno si mette su un terrazzo a Porta Portese la domenica mattina e incomincia a sparare col Kalashnikov addosso alla povera gente, quanti morti che voi manco ve ne immaginate. In Italia invece, a Roma, di che cosa si parla? Di
della partita della Roma, che ha vinto, che bello, che bello, che bello, che bello. E non gliene frega niente a nessuno. Io non è che dico che la gente non deve seguire il calcio, non c'ho nessun problema in questo, ma devono capire le persone che abbiamo un governo e delle istituzioni sopra istituzionali e delle agenzie deviate sopra istituzionali che controllano e gestiscono un patrimonio multimiliardario di vendita di tecnologie ed armi a livello mondiale. L'altro giorno addirittura sento in televisione, al telegiornale, Mattarella ha deciso che l'Italia non deve vendere più le bombe a grappolo, le bombe o le mine antiuomo, eccetera, 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 eccetera. Ma come? Ma come? Ci sono stati dei mega scandali che l'Italia ha venduto armamenti di tutti i generi a organizzazioni che stavano combattendo per la loro religione, o organizzazioni che stavano combattendo che poi sono diventate organizzazioni terroristiche a livello mondiale. Cioè, rendiamoci conto, rendiamoci di che cosa stiamo facendo. I nuovi attentati, i nuovi kamikaze, non sono persone che studiano come creare l'attentato. Sono persone che gli collegano il cervello in mezzo alla strada mentre camminano, non magari con le armi psicotroniche, con le armi ad energia diretta ad onda convogliata, con la manipolazione mentale radiocognitiva. Se a noi, vittime del controllo mentale, ci dicono in testa apri la finestra e buttati di sotto, a questi gli dicono tanto devi morire, prendi la macchina e buttati addosso alla folla. E il giochetto è fatto. Bisogna capire qual è l'organizzazione criminale che dietro tutto questo guadagna miliardi di euro. Voi dite, come? Una persona sale in macchina, ammazza 10 persone a New York, e come fanno questi poi a guadagnare tutti questi miliardi? E ti credo, perché giustamente la sicurezza nazionale americana stanzia miliardi di euro per potenziare i sistemi di sicurezza, i sistemi di controllo, i sistemi di spionaggio, i sistemi antiterrorismo più avanzati, e mettono le telecamere intelligenti, incominciano a mettere le telecamere a scansione sintetica con riconoscimento facciale, incominceranno a mettere i sistemi tutor su tutte le strade entranti e uscenti, incominceranno a mettere la decodificazione dei sistemi avanzati di tutti i telefonini e di tutte le tecnologie che vengono interlacciate alla rete wireless, alla rete del 4G, il 5G, alle rete dati Bluetooth, e il giochetto è fatto. Possibile che la gente sembra che si dimentica degli attentati che accadono tutti i giorni in tutte le parti del mondo. Cioè, noi oggi pensavamo a vedere il Grande Fratello, pensavamo a vedere altre cose che non c'entravano niente, cioè che il Grande Fratello, che quelli si erano travestiti da vampiro, da vampirella, e che giravano dentro la casa del Grande Fratello. E c'è la gente che muore tutti i giorni, stanno utilizzando armi ad energia diretta ad onde convogliate, sparate dai droni, sparate dai satelliti, sparate dagli aerei, con armamento, con cannoni al plasma, con cannoni laser, con cannoni ad arma ad energia diretta ad onda convogliata. E noi che cosa pensiamo? Stiamo pensando alla partita di calcio, pensiamo sempre alle solite stupidaggini. I nuovi terroristi non usano il Kalashnikov, i nuovi terroristi usano i satelliti, usano le armi ad energia diretta, usano le tecnologie che possono creare dei danni devastanti. Questi poveretti, definiti poveretti o presunti terroristi, all'improvviso
prendono la macchina o un camion e si buttano in mezzo alla folla. Questi sono dei disperati, delle persone che potrebbero essere collegate a un sistema Monarch, a un sistema MK Ultra, che gli controlla il ragionamento logico, gli controlla la mente. Molte vittime del controllo mentale in Italia mi hanno contattato e mi dicono: mentre veniamo attaccati con le armi ad energie dirette, mentre veniamo attaccati attraverso le armi infrasoniche, ci fanno sentire nel cervello in continuazione di fare dei gesti anche molto disperati. Molte vittime credono che sono i vicini di casa che li attaccano con queste tecnologie. Quello di sopra, quello di sotto, quello a fianco, l'amico, il parente, l'ex compagno, e addirittura li fanno talmente arrabbiare, talmente incattivire con queste persone, che fanno dei gesti molto disperati, cioè nel senso che fanno i dispetti, litigano, si denunciano tra condomini, e ultimamente ci sono state parecchie liti condominiali o liti condominiali all'interno delle riunioni condominiali che addirittura si sono sparati tra condomini, perché quello diceva: lei durante la notte urla tutta la notte, io non riesco a dormire. Quello che ha detto: ma quale urlo tutta la notte, che io dentro casa manco ci sto? E quello che ha detto: no, io ti sento che tutta la notte parli male di me, urli e mi dici tutte parolacce. Si sono sparati, quando quello in realtà sentiva le voci nella testa che gli facevano credere che era il vicino che parlava vicino al muro della stanza da letto, per creargli dei danni e per svegliarlo. Allora, chi dice che questi terroristi o presunti terroristi non sentano le voci che gli dicono in testa: devi prendere la macchina e ti devi buttare in mezzo alla folla? Vi ricordate Siram Siram, il presunto killer di Kennedy, che disse: io sentivo delle voci che mi dicevano: uccidi, 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 nella testa. E lui scriveva in stato post-ipnotico su un foglio in continuazione: uccidi, 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 uccidi. Vuol dire che era stato preparato mentalmente attraverso un programma di Manchurian Candidate, attraverso un programma di controllo mentale. La sicurezza nazionale, europea e mondiale può prevedere questo, può prevedere gli attentati, può prevedere le stragi, può prevedere ogni spostamento e ogni movimento di questi criminali, perché l'occhio di Dio, la tecnologia che controlla e interfaccia tutte le tecnologie radiomobili, tutte le tecnologie che possono essere collegate alla rete, la potete vedere su un mio video che è stato preso da alcune scene del film Fast and Furious 7. Fast and Furious 7, il quale fa vedere l'occhio di Dio come funziona, interagisce con tutti i sistemi, con qualunque tipo di tecnologia che può essere collegato attraverso la rete o attraverso le reti dei telefonini o la rete elettrica, eccetera, eccetera, eccetera. Questo sistema praticamente permette di controllare e spiare la masse, la popolazione italiana, o tutte le persone che stanno nel mondo, ma non per fare indagini, ma per spiare e per proteggere chi sta con questi deviati, con questi corrotti, con questi criminali. Questi criminali pensano solo a guadagnare miliardi, perché se ci sono attentati, se incitano le persone a fare attentati attraverso queste tecnologie di controllo mentale, incitano queste persone attraverso la manipolazione radiocognitiva, fanno diventare queste persone dei zombie radiopilotati. Tutti i giornali, tutte le televisioni parlano di questi attentati, parlano di queste morti, parlano di queste
persone che vengono poi ricordate ogni anno come vittime del terrorismo. Lo Stato crolla, crolla la sicurezza di Stato e le persone, per poter recuperare tutto questo, sovvenzionano miliardi, miliardi per acquistare satelliti, per acquistare droni, per ampliare lo spionaggio e il controllo delle masse, quando i soldi vengono dati a queste agenzie, gli attentati spariscono. Nessuno fa più gli attentati, ma guardate che strana coincidenza. Ma come i soldi finiscono a queste agenzie, ecco che riescono fuori gli attentati, perché così quelli dicono: se ci davate i soldi, noi riuscivamo a prevedere l'attentato, ma i soldi non ce l'avete più dati e quindi non abbiamo potuto prevedere l'attentato. E questo va bene. Però guarda che strano, i vecchi attentati venivano premuniti prima, venivano preparati a tavolino e dicevano, come al Bataclan: io prendo le armi, facciamo un piano, entrano dentro il Bataclan e cominciano a sparare e poi escono fuori, oppure si esplodono all'interno di questi posti. Vuol dire che lì hanno dovuto prima studiare l'attentato, hanno dovuto studiare come entrare all'interno di quel posto o quale posto scegliere per fare questo tipo di attentato, procurarsi le armi, procurarsi le macchine, andare lì, fare gli attentati, poi uscire e far uscire fuori tutto lo scandalo. Ma questi ultimi attentati sono veramente molto strani, questi attentati. Prendo una macchina e mi butto sulla folla. Questo non è un attentato. Questo è proprio il controllo mentale. Questo è proprio il controllo radiocognitivo. Qui stanno pilotando delle persone, stanno facendo diventare le persone dei zombie. Poi sento delle radio che dicono: no, sono tutti fantocci, sono tutti attori, è tutto finto. È girato per un mese su internet il video di uno spot pubblicitario che stavano facendo in una di queste città dove c'è stata la guerra, dove c'è la guerra, che volevano far vedere la guerra e il terrorismo che cosa fa, che cosa comporta, e la distruzione e la morte che praticamente porta. Era uno spot documentario, uno spot che fa vedere praticamente l'orrore della guerra, i morti, tutto quello che accade. Facevano girare in giro su tutti i social network che praticamente tutti gli attentati che sono successi in questi ultimi anni, che era tutto finto, che era tutto un fantoccio, che era tutta quanta una stupidaggine, che erano tutti degli attori. Io ho sentito dopo un po' di anni un amico, il figlio lavora in America, quando c'è stato l'attentato, quel ragazzo di colore che si è buttato sopra la folla, che poi hanno detto che è stato un incidente, che non era un attentato, che era uno squilibrato che sentiva le voci, si è buttato sulla folla. Lui stava là, ha detto: noi ci siamo affacciati, sembrava una scena di un film, non sapevamo come muoverci, sembravamo bloccati, non riuscivamo più a capire quello che stava accadendo, non sapevamo come reagire a quello che stava accadendo. Si è visto i morti davanti agli occhi, e in Italia si sentiva delle anomale radio, delle anomali siti che andavano a dire in giro: è un flag, è tutta una falsa, si inventano tutto, non è morto nessuno. Cioè, è questa la cosa che praticamente non si riesce a capire in Italia. Che in Italia pensano che è tutta una falsa, è tutta una finta, ma quando ci sono stati gli attentati di Falcone e Borsellino, era una falsa, era una finta, Non era una falsa, non era una finta. Lì qualcuno ha premeditato perfettamente gli attentati e hanno avuto addirittura il tempo le forze dell'ordine italiane, l'antimafia italiana, per bloccare questi attentati, ma qualcuno non li ha voluti bloccare. E questo
purtroppo si era capito che qualcuno voleva a forza la morte di Falcone e Borsellino per altri scopi. Però alta politica, alta finanza, accordi nazionali e internazionali, appalti, subappalti, vendite di tutti i generi, tecnologie, e lì c'erano altre cose dietro che praticamente non dovevano uscire fuori. La gente si deve svegliare. Non è che se vai con l'ultimo iPhone, l'ultimo Samsung in giro, risolvi i problemi. Perché come in Italia incominciano a succedere, a cadere i veri attentati, non le stronzate, i veri attentati, poi voi che dite tutto una falsa, tutto una scena, poi vedi quando andranno tutti ai funerali degli italiani e diranno allora era vero, allora è successo pure a noi. Quando tanta gente vedeva le catastrofi in tutte le parti del mondo, gli tsunami negli Stati Uniti d'America, i terremoti in Messico, i terremoti in Giappone, tutti, ma tanto, ma che sarà successo? Esagero, fanno vedere solo la parte distrutta, ma non è successo così, è tutta una cosa inventata. Poi succede in Italia il terremoto, la catastrofe. Oddio, come facciamo? Oddio, oddio, oddio. Ma non ci potevate pensare prima a mettere i sistemi antisismici sulle abitazioni? Non ci potevate pensare prima a modificare determinate strutture degli appartamenti? Ma quanto ci voleva creare una gabbia con delle travi ad H? Perlomeno per proteggervi all'interno della camera da letto? Quanto ci voleva a creare una struttura che vi poteva proteggere perlomeno solo quando stavate all'interno della stanza da letto? Che non morivate schiacciati da queste macerie? Ma quanta gente ci ha mai pensato a questo? Determinati accorgimenti della struttura della casa o dell'appartamento potevano salvare la vita di tantissime persone. Perché lo Stato non dice stai in una zona sismica, ad alto rischio sismico, devi modificare l'appartamento o devi adeguare l'appartamento perlomeno in una stanza, perlomeno per tutelare le altre persone che possono camminare per strada che gli casca il tuo appartamento. Qui ci sono stati degli appartamenti che sono crollati su case che erano state ristrutturate con le nuove norme sismiche, ma il peso della casa che è crollata a fianco ha distrutto la casa che praticamente era stata ristrutturata. Ma perché in Italia non fanno una legge che dice che lo Stato dà delle sovvenzioni per creare una sorta di ristrutturazione per adeguare queste case con i nuovi dispositivi? Determinate situazioni stanno bloccando la linea di internet perché non vogliono che dico queste cose. Praticamente sarebbe molto più semplice, ma invece no, in Italia lasciano le case dei borghi sperduti, dei paesini sperduti nelle montagne dove sotto vedono che si muove in continuazione il terreno. Aspettano che c'è il sisma, crolla tutto, chiamano le società presunte o paracriminali o paramafiose,
e fanno in modo che queste società prendano tutti gli appalti per la costruzione di queste case, e lì sono miliardi che devono uscire dalle casse dello Stato, perché ovviamente lì chi deve rifare le strade, le fognature, tutta la rete elettrica, chi deve dare le scuole, gli ospedali. Vi rendete conto quanti miliardi ci vogliono per risanare interi paesi con tutte queste nuove tecnologie che servono proprio per far sì che non crolli l'appartamento, che non crolli il palazzo. E la stessa identica cosa la stanno facendo per questi anomali attentati che stanno accadendo in tutto il mondo. Addirittura un'altra volta a New York uno prende la macchina e si butta addosso alla folla. Ma mettiamo dei sistemi avanzati. Allora si sente ancora per strada: ah, quello era ubriaco, ha ucciso determinate persone. Ma perché non mettiamo un sensore che quando io entro dentro la macchina devo soffiare all'interno di questo sensore per poter guidare la macchina? E metti un dispositivo che fa sì che riconosca la persona che sta praticamente facendo il test alcolico. È giochetto fatto, e non lo fanno. Però la Mercedes giustamente fa un sistema che riconosce il volto della persona, fa attivare l'accensione della macchina. Se non c'è riconoscimento, non ti attiva l'accensione della macchina. E addirittura vede se i tuoi occhi sono aperti, perché se te chiudi gli occhi, la macchina vede che te ti sei addormentato e incomincia immediatamente a far suonare dei dispositivi di sicurezza che mettono in allerta il guidatore o chi sta all'interno della macchina. E quella è una cosa giusta, e quella è una cosa che deve essere fatta per la sicurezza. Anzi, se questo sistema di sicurezza, la frenata assistita o la frenata pilotata, il sistema radar di controllo della carreggiata della strada venisse attivato su tutti quanti i tir, su tutti quanti i camion di linea, su tutti quanti i pullman, sarebbe praticamente una cosa tecnologica molto utile per la sicurezza sulle strade e sulle autostrade. E questa è una cosa che dovrebbe essere fatta. Allora loro che cosa fanno? Fanno succedere migliaia di incidenti. Tanto le assicurazioni aumentano, allora che gliene frega, aumenta l'assicurazione e cassano miliardi. La stessa cosa sta succedendo per questi anomali attentati terroristici. L'attentato terroristico adesso viene definito perché una persona monta in macchina, si butta in mezzo alla folla. E questo posso pure capire. C'è una svista, posso pure capire. Ma possibile che non c'è un sistema per bloccare determinati attentati lampo che vengono effettuati? E potrebbe essere che questi attentati vengano pilotati attraverso il sistema del controllo mentale? Potrebbe essere che molte persone sono irradiate da queste tecnologie proprio per questo tipo di situazione che deve creare la psicologia del terrore, deve creare una sorta di criminalità parallela per far poi gestire miliardi di euro d'appalti, investigazioni, indagini e sistemi di spionaggio su tutta la popolazione mondiale? Io credo, parlo da stratega, parlo da esperto di giochi di strategia tattica militare, o dalle mie esperienze in 20 anni che sto studiando il sistema del controllo mentale, il sistema MK Ultra, il sistema Monarch e Manchurian Candidate, io credo che se manipolano il ragionamento delle vittime del controllo mentale a fargli credere che vengono rapite dagli alieni, a fargli credere che sono i fantasmi,
a fargli credere che Dio che gli parla in testa e gli dice strappa gli occhi mentre sta in chiesa, o addirittura delle vittime che mi contattano e mi dicono il mio ex marito non mi vuole dare la casa, mi ha fatto mettere sotto attacchi e manipolazione e controllo mentale. Se riescono a fare questa delle persone molto intelligenti, brave, istruite, laureate, persone che hanno un quoziente intellettivo molto elevato, figurati come possono manipolare il ragionamento radio, cognitivo o ragionamento deduttivo di persone che sono magari analfabete, di persone che non hanno mai studiato e che non conoscono determinate tecnologie. È talmente semplice e facile creare la manipolazione che possono indurre la persona che sta sotto manipolazione e controllo mentale a fargli credere che il loro Dio, che il suo Dio che gli sta dicendo di fare questo gesto disperato, questo gesto eclatante. Perché se alle vittime del controllo mentale gli parlano in testa e gli dicono tutte le parolacce, gli fanno credere una cosa invece che un'altra, figura di una persona che è religioso, che va tutti i giorni in chiesa o che prega o che praticamente è fanatico della propria religione e si sente una persona, un'entità che gli parla, una voce elettronica, una voce simulata, una voce sintetica che gli parla nel cervello e gli dice sei diventato il prescelto, ti faccio aprire le porte dei cieli, se fai un gesto eclatante, quello crede che veramente Dio che gli parla in testa, che è Maometto, che è Allah, che è qualche entità soprannaturale, è quello. Dice, mi chiama il Signore, io prendo il furgone e mi butto in mezzo alla folla. Sai quante volte a me l'hanno fatto col sistema del controllo mentale? Mi facevano sentire voci, mi facevano sentire la signora di sopra che era morta da una settimana, mi facevano credere che io parlavo con i morti, mi facevano credere di tutto. Ma io ho detto, scusa, ma com'è possibile che io vado al cimitero e parlo con i morti? Ma non è possibile questa cosa, no? Ma loro te lo fanno apposta perché ti devono indurre una sorta di simulazione di patologia. Così te vai poi dal dottore e gli dici, dottore mio, vado al cimitero, mi avvicino vicino a una tomba e si sente dall'altra parte una persona che bussa, to, 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 to. E io dico, ma chi è? Chi è che sta bussando? E si sente una voce che dice, sono io, mi hanno rinchiuso qua dentro, apri la tomba. Cioè, se io ero un malato demente, un pazzo, andavo al cimitero, da qualcuno, dal custode, che dice guarda che si sente bussare dentro una lapide. Sentito bene. Loro lo fanno apposta per farti passare come un malato di mente, un pazzo, uno schizofrenico. Magari queste persone poverine non si accorgono neanche di essere pilotate, di essere sottoposte al radiocontrollo cerebrale. Puntano in macchina, camminano, gli si blocca il cervello, sterzano e mettono sotto 50 persone, 100 persone, 20, 30, 40. Il giochetto è fatto. Pensate che in Italia è caduto un aereo di linea sulle montagne in Alta Italia e dicono che il pilota stava benissimo, che aveva avuto un leggero malore, una leggera depressione e all'improvviso prende questa aerolinea e si schianta sulle montagne. Ma perché non mettiamo il sistema della protezione antiterrorismo, della protezione anticamicazze? Ma quanto ci vuole creare un'interfaccia della cabina di pilotaggio? Il sistema controlla i due piloti, al momento che c'è qualcosa che non quadra all'interno della cabina, la centrale operativa o gli aeroporti chiamano l'aereo e gli dicono tutto a posto, mettono delle telecamere che controllano quello che accade all'interno della cabina di pilotaggio, come vedono che l'aereo cambia rotta o che l'aereo sta facendo una virata brusca o che sta cambiando il suo assetto di volo, se vedono che c'è qualcosa che non quadra automaticamente mettono un sistema di sicurezza.
si bloccano i comandi dei piloti, quindi non possono fare più niente, e entra in funzione un comando remoto, come viene utilizzato per pilotare i droni. Ma come, adesso stanno pilotando addirittura il nuovo shuttle, sarà senza pilota, lo piloteranno da terra, con delle cloche, con dei simulatori, e non possono fare la stessa cosa sulle aeree di linea. Si risolverebbe tantissime cose. Domani, io lo dico per le persone che fanno social, che hanno le radio, le televisioni, i canali di YouTube. Domani non mi fate risentire un'altra volta la solita manfrina, il falso attentato a New York. Erano tutti degli attori e dei figuranti, erano tutti delle persone pagate per buttarsi per terra un po' insanguinate. Perché basta con sto giochetto per fare successo e per dire delle cose che praticamente non sono la realtà dei fatti. Hanno fatto uscire delle buffonate, delle stupidaggini su internet. La terra è piatta, la terra è piatta. Tutti che parlavano la terra è piatta, tutti sta terra è piatta. Questo è il controllo mentale. Ma se la terra è piatta, come fa ad esserci il giorno e ad esserci la notte? Se la terra è piatta, la terra che fa? Rimane ferma così? E che fai? Allora è il sole che gira intorno alla terra per esserci il giorno e la notte? E com'è possibile che quando c'è il giorno di qua c'è la notte di là, e quando c'è la notte di là c'è il giorno di qua? Ah no, la terra è piatta perché se io guardo la luna in cielo la guardo qui, ma la guardo pure da un'altra parte del mondo. Te credo, perché la terra è tonda. Se la luna sta qua, io la luna la vedo su metà del pianeta. Il giochetto è fatto. E poi la luna, se non è tonda, per creare la gravità deve girare. Ci sono tanti fattori che non possono essere non possono essere a livello fisico, a livello anche di struttura terrestre. Scusa, la Terra è piatta perché la Luna è tonda? Ti diranno no, la Luna è tonda perché è un ologramma, è un pianeta ombra, è un astronauta. Uno una volta mi ha detto no, la Luna per me è una base aliena. Dentro la Luna c'è una base aliena, è stata messa apposta, quello è un satellite artificiale, dentro c'è una base aliena. E la gente ci crede, abboccano a tutto. Allora un giorno ho fatto una cosa, chiamo un mio amico, lui fa il filmmaker, ci mettiamo a tavolino e facciamo un'intervista. Quando noi facciamo l'intervista succede questa cosa: mentre stavamo in diretta con l'intervistato bloccano la comunicazione di internet, vado a vedere il salvataggio dell'intervista, sparito il salvataggio. Allora io gli dico a lui: e mo come facciamo? Posso richiamare questa persona e la faccio un'altra volta testimoniare? Allora lui mi ha detto: facciamo in questo modo, l'intervista la faccio io, parlo con il microfono camuffato, sentite bene, parlo con il microfono camuffato e cerco di ripetere le cose che mi ha detto questa persona e la mettiamo su internet. A un certo punto io faccio questa cosa qui, ricontatto la persona che aveva fatto l'intervista e mi dice: l'intervista la faremo tra qualche giorno. Allora chiamo l'amico mio e gli dico: aspetta un attimo perché l'intervista la faremo tra qualche giorno. L'amico mio che cosa fa? Fa un'intervista lui e la mette su internet, questa intervista. L'intervista che aveva fatto lui con questa persona che era incappucciata, che doveva essere quello che praticamente doveva fare, era la persona reale che aveva fatto l'intervista, lui incomincia a dire delle cose così, la sua intervista un mega successo e hanno detto che era tutto vero su quell'intervista, rendetevi conto.
ed era una intervista simulata, fatta così. Hanno fatto una registrazione, hanno unito registrazione video con l'audio e hanno fatto il montaggio. L'intervista vera, con il personaggio vero, con la testimonianza della persona vera, che poi l'abbiamo rifatta successivamente dopo, è stata presa come una bufala. Rendetevi conto, è stata presa come una bufala. Il canale non ha avuto successo, addirittura dopo un po' me l'hanno bloccata, che hanno detto che c'era pure il copyright. Ma come è possibile che c'è il copyright? Che quella è un'intervista in esclusiva che va fatta solo con me, questa intervista. Mi hanno bloccato il canale e mi hanno bloccato l'intervista. L'intervista bufala, che era stata fatta da questo amico mio, cioè l'intervista clone, che diceva di alcune cose che quella aveva sentito mentre veniva fatto l'intervista, è stata definita un'intervista praticamente autentica. Queste sono le bufale che vengono messe su internet. Queste sono le bufale che la gente ci crede. Allora io invece credo un'altra cosa, che il messaggio subliminare che vi vogliono mandare è la mente piatta, che vogliono creare le frequenze del pianeta Terra piatte per immetterci all'interno di frequenze che destabilizzano le frequenze della risonanza sensoriale, le frequenze armoniche che interagiscono con il nostro cervello, per renderci dei zombie, e ci vogliono desensibilizzare alcune parti del cervello per non farci rilevare i disturbi del radiocontrollo satellitare o del radiocontrollo delle frequenze immesse all'interno della corrente elettrica. Questo ci vogliono fare, non la Terra è piatta, ma le frequenze della Terra le vogliono appiattire per immetterci in un canale di radiocontrollo cerebrale o neurale, e la gente non lo capisce questo. Allora, quando glielo spieghi non lo capiscono. Se io metto un video su YouTube che parla di determinate cose, il video non lo vede nessuno. Ma se mettiamo il video che viene preso, cioè vengono rubati i video su altri canali, a me mi hanno rubato, vi dico solo questa cosa. Io ho fatto una ricerca 10 anni fa sull'anima artificiale, che ho definito l'anima artificiale l'anima animoide, che sarebbe la bioanima sintetica artificiale. Faccio questa ricerca, faccio le analisi, faccio i test anche su determinate vittime del controllo mentale. Le frequenze erano sempre le stesse. Durante gli attacchi avevano queste frequenze sul corpo, durante le patologie avevano queste frequenze sul corpo, dentro casa avevano queste frequenze sul corpo. Io la pubblico, mi hanno detto che era un visionario, un pazzo, un malato di mente. La mia stessa ricerca viene rubata dai miei canali, la mettono su determinati altri siti che non posso dire il nome. Ricercatore scopre l'anima artificiale, l'anima che la bioanima, un successo strepitoso. Rendetevi conto, perché vogliono rendere le mie ricerche e i miei studi come ricerche inutili, e vogliono ridicolizzare tutto quello che io faccio per portare i miei studi, le mie ricerche, la mia esperienza a zero, per far credere che io sono un pazzo, un malato di mente e uno schizofrenico, e che dico delle stupidaggini. Poi, quando io 10-15 anni fa parlavo dei satelliti, tutti mi dicevano che ero un malato di mente, un pazzo. Adesso si parla su determinati siti, dopo 15 anni, io addirittura ho aperto un blog Satelliti Spia, e nessuno voleva sentire le mie idee, le mie soluzioni, le mie scoperte, le mie ricerche. E nessuno credeva che i sistemi satellitari erano quelli che avrebbero controllato il mondo, e tutti mi dicevano: non è così, è il vicino di casa, usano l'apparecchietto, usano il microchip,
microchip, come lo usano sto microchip? Non si sa, però usano il microchip, l'apparecchietto, i nanobot che ci mettono nel corpo, tutte queste cose così. Adesso esce fuori il boom, armi satellitari, armi ad energia diretta satellite. Ma lo dicevo io 15 anni fa, lo dicevo sta cosa e nessuno ci credeva. Andate a vedere i miei video, andate a vedere le mie ricerche, andate a vedere il mio canale, l'ho aperta apposta, satelliti, spia, blogspot, vittime del controllo neurale satellitare. Denunce, ce l'ho sempre scritto che io vengo irradiato da frequenze anomale provenienti da satelliti spia, da armi ad energie dirette, onde convogliate provenienti da tecnologie satellitari, radar, satelliti geostazionari in orbita bassa. Sempre l'ho detto questa cosa qui. E io non sono stato mai creduto dalle persone, ma l'ho sempre preso per pazzo, malato demente. Sul sito delle forze dell'ordine c'è scritto via libera ai pedinamenti satellitari. C'è scritto, quando lo dicevo io 15 anni fa, no, non è vero, ma chi controlla la gente con questi sistemi? Ma te, ma che stai dicendo? Ma che perdono tempo con te? Perdono tempo di qua, perdono tempo là. Se io seguivo i loro consigli, a quest'ora mi bottivo dei farmaci tutti i giorni, oppure a quest'ora mi avevano inchiuso all'interno del TSO, all'interno del CIM Centro Igiene Mentale, e non uscivo più da quei posti. Invece, quando ti senti dire da un padre di famiglia, io la devo ringraziare, a un convegno è venuto il padre di una bambina, mi ha detto, io la devo ringraziare, lei ha salvato mia figlia. Ho detto, come ho fatto a salvarla? Io ho seguito tutti i suoi video, ho seguito tutti i suoi consigli, sono andato da mia figlia e gli ho detto, figlia, tu senti queste voci, senti queste frequenze sonore, ma perché te hai un dono, perché te sei speciale. La bambina non si è più preoccupata di essere diventata pazza o malatamente schizofrenica, ma la bambina ha incominciato a capire che lei aveva un dono di sentire e percepire frequenze che altri non erano in grado di capire. Il padre ha utilizzato una medicina naturale, ha utilizzato delle erbe tipo la valeriana, queste cose qui, prese in erboristeria, l'ha portata in un'altra casa lontano dai campi elettromagnetici, e la bambina piano piano è uscita fuori da questo tunnel, da questo incubo. Un ragazzo in Alta Italia aperto la finestra e si stava buttando di sotto perché sentiva le voci. Mentre si stava per buttare di sotto, sente armi ad energie dirette, ci parlano in testa, ci mettono frasi, ci inducono ragionamenti, ci manipolano il nostro cervello. Si ferma, guarda il computer, ero io che parlavo. Chiude la finestra e si mette lì seduta ad ascoltare. Dopo qualche giorno mi scrive un'email. Lei mi ha salvato la vita. Ho detto, come ho fatto a salvarti la vita? Io ho sentito le interviste testimonianza e ho capito che non sono un pazzo, un malato di mente. Io la volevo far finita perché sentivo queste voci in testa. A 21 anni, che cosa faccio? A 20 anni, 21 anni, ho la vita finita, sono finito, non posso fare più niente. Una semplice intervista a testimonianza ha salvato molte persone e molte vite. Questo noi dobbiamo fare. Questo è quello che noi dobbiamo praticamente capire. A Roma sto creando un gruppo di ascolto e di sostegno morale. Ci incontreremo e ognuno di noi parlerà della propria esperienza. Cercheremo di registrare a livello audio questa esperienza, per chi vuole fare la registrazione, chi non la vuole fare non la fa,
per lasciare una testimonianza di quello che noi facciamo o di quello che noi faremo. Perché questa è una cosa importante, perché se noi ci riuniamo in tre e parliamo, ah, a me mi attaccano questi satelliti di spia, a me mettono le frequenze non convogliate, a me mi bruciano le centraline della macchina, ma nessuno sa quello che noi subiamo al di fuori del nostro gruppo, ma quando a noi ci bloccheranno un giorno la macchina, ci creeranno dei danni veramente seri e andremo dalle forze dell'ordine o andremo dalla magistratura, quelli ci diranno: perché non siete venuti a denunciare tutto quello che accadeva? Ma se c'è una testimonianza che può affermare che già quell'anno noi venivamo attaccati con questi sistemi, venivamo irradiati con queste tecnologie, la cosa cambia. La cosa cambia, fidatevi. La cosa cambia. Oggi sono stato da un'associazione, zona Casetta Mattei, e ho ascoltato all'interno della sala quello che loro dicevano. Delle persone molto colte, di sani principi, spirituali, e abbiamo parlato alla fine di tutta quanta questa riunione, tutti quanti insieme, di fare una collaborazione. Io non so quando è la prossima settimana, noi ci rincontriamo un'altra volta tutti quanti a questo posto. Io mo sentirò il presidente di questa associazione o chi collabora con questo gruppo se è possibile pubblicare sui miei canali la riunione che verrà fatta all'interno di questo posto. Più che altro è una riunione dove ascoltiamo delle persone che ci parlano di alcuni percorsi di rilassamento spirituali che potrebbero essere adottati per un aiuto morale o un aiuto psicologico o anche un aiuto interiore. E ve lo farò sapere questa cosa qui. Sto mettendo nero su bianco per creare un convegno a Roma dove si parlerà di controllo mentale, armi psicotroniche, satelliti spia, progetto Monarch, progetto MK Ultra, elettroingegnerie clandestine. Parleremo anche di scie chimiche, ARP. L'argomento sarà solo e in esclusiva controllo mentale, MK Ultra e manipolazione radiocognitiva. Solo di questo si parlerà in questo convegno. Farò venire dei relatori esperti in questo campo, dei testimoni vittime del controllo mentale che parleranno di questi argomenti. Parleranno delle loro esperienze, delle loro ricerche. E nel convegno ci saranno dei test con misuratori di campo, analizzatori di spettro, un elettroencefalografo, e se riusciremo creeremo la gabbia di Faraday. E in questo convegno si parlerà solo di questo. E questa sarà una cosa importante. Daremo dei consigli per riuscire a vivere all'interno della propria abitazione senza essere attaccati da forme magnetiche o elettromagnetiche esterne che destabilizzano, intaccano il nostro corpo e che creano delle radio manipolazioni nelle nostre frequenze fisiologiche, neurali, e che destabilizzano la risonanza sensoriale. E all'interno della stanza voglio fare un test, e ve lo dico in anteprima, usare l'aromaterapia, i profumi, usare la cromoterapia con le frequenze di luce e usare la sound therapy, usare della musica,
dei suoni per tranquillizzare le persone che stanno all'interno di quell'ambiente, che è una cosa molto importante. Creeremo delle riunioni all'interno di un parco, tipo a Villa Panfili, magari una domenica mattina, una domenica pomeriggio. Saremo un giorno insieme, meglio una domenica mattina, una domenica tranquilla, col sole, che magari si sta pure bene tutti quanti insieme, fare due chiacchiere sul prato, in parco, lontano dalle onde elettromagnetiche che ci irradiano, dalle frequenze anomale dei wireless che vengono sparate sul nostro corpo. Allontaneremo addirittura i telefonini dal nostro corpo quel giorno. Magari metteremo in uno zaino e metteremo da una parte. E faremo anche dei test armonici, anche ad ascoltare. Ascolteremo anche la musica della natura, i suoni della natura, che è una cosa importante. Eppure lì cercheremo di fare anche un'intervista testimonianza, parleremo delle nostre esperienze all'interno di questo campo, di questo prato, se le frequenze vengono armonizzate dal nostro corpo, perché è inutile che voi mi dite io vado 5 minuti sulla spiaggia e il mio corpo si ristabilizza, è impossibile questa cosa. Oppure dite io vado a Villa Panfili in 5 minuti si ristabilizza tutto il corpo, non è possibile. Voi dovreste stare in questi posti e dovreste stare una settimana, 10 giorni per stabilizzare le vostre frequenze fisiologiche o per stabilizzare le frequenze del sonno. Voi dovete dormire una settimana, 10 giorni per rilassarvi veramente, per entrare nella frequenza REM. Noi non ci entriamo più perché veniamo in continuazione svegliati e ci svegliano una notte, ci svegliano due notti, ci svegliano tre notti, quattro notti, 10 notti, 20 notti, 30 notti, perdiamo il sonno e così è più facile ipnotizzarci durante la fase del giorno, ipnotizzarci mentre lavoriamo, farci diventare dei narcoletici con sensazioni simulate, amplificate attraverso degli incubi o sogni ad occhi aperti. Così sentiamo i suoni, sentiamo i rumori, abbiamo i disturbi, sentiamo le sensazioni anomale sul nostro corpo nella fase del dormiveglia, nella fase post-ipnotica e narcoletica alterata dallo stato di perdita del sonno profondo. E questo è il loro scopo, questo è il loro giochetto. Invece noi dobbiamo capire e interagire e migliorare il nostro corpo, la nostra mente, e dobbiamo dire noi non siamo delle cavie umane, noi non siamo delle vittime del controllo mentale, noi siamo delle persone che rileviamo delle frequenze che altri non rilevano, perché noi siamo speciali, noi siamo extrasensoriali, noi ci stiamo risvegliando dal sistema Matrix, dal sistema deviato. È questa la cosa importante. E più siamo uniti, tutti quanti insieme, e più diventiamo forti, perché incominciamo ad oscillare con le frequenze armoniche, tutti quanti insieme, e tutti quanti con le stesse identiche frequenze, con la stessa identica onda. È lì che poi abbiamo la forza di contrastare chi ci attacca con questi sistemi, ma non con la schermatura totale del nostro corpo, ma perlomeno possiamo avere la consapevolezza che non siamo matti, non siamo malati di mente, non siamo schizofrenici, non siamo dei pazzi, ma siamo solo delle vittime del controllo mentale sottoposti ad esperimenti con radiofrequenze sparate sul nostro corpo e nel nostro cervello. Un saluto a tutti amici di Emiliano Babilonia. Scrivetevi sui miei canali Angeli Custodi MK Ultra Italia. Scrivetevi sul mio canale Emiliano Babilonia su YouTube, seguite la mia radio Emiliano Babilonia Spreaker oppure la mia nuova radio Emiliano Babilonia Mixcloud. Scrivetevi su Siamo Tutte Cavie, perché è una cosa importante, è un gruppo creato apposta per unire
le vittime del controllo mentale, unire dei ricercatori che studiano questi fenomeni, e poi potete postare determinate link che devono essere dei link interessanti e che devono far capire determinate situazioni che stanno accadendo o determinate ricerche o tecnologie che potrebbero aiutare o far capire alle vittime del controllo mentale quello che stanno subendo. Voglio ricordarvi che le interviste e testimonianza le trovate su Emiliano Babilonia Spreaker, la mia radio web, su Emiliano Babilonia Mixcloud, la mia radio web, e su il mio canale di YouTube Emiliano Babilonia, quello con l'occhio nero, c'è l'occhio nero che si vede. In più, le mie ricerche le trovate anche su Angeli Custodi e MK Oltre Italia. Divulgate questi canali, fate scrivere le persone, perché non è possibile con quasi 1 milione di visualizzazioni su tutti i miei video che ho postato da quando ho aperto il canale, e ho solamente 2.800 persone iscritte. Ma chi cavolo li vede tutti i miei video? Possibile che la gente vede i video e nessuno si iscrive al canale? Ho addirittura video con 70.000 visualizzazioni, 60.000 visualizzazioni, 50.000 visualizzazioni, e solo 2.000 persone, 2.800 persone sono iscritte al canale. C'è qualcosa di strano, veramente. C'è veramente qualcosa di strano. Poi voglio sapere chi è quello, uno solo ce n'è, che ogni video che faccio, di qualunque genere, di qualunque tipo, mette sempre che non gli piace. Non gli piace. Metto le ricerche, le mie ricerche, non mi piace. Metto i video addirittura della NASA, non mi piace. Metto i video che c'erano alcune interviste che erano state fatte con Rado Malanga, un sacco di persone, non mi piace. Sempre lo stesso, sempre uno solo che mette non mi piace. Tutti gli altri mi piace, uno solo mette non mi piace. Sarà un invidioso, non lo so. Per adesso vi saluto a tutti, amici, da Emiliano Babilonia.